Ciao a tutti e benvenuti, sono Alessio Martinelli, formatore, divulgatore, consulente nel mondo della fibra ottica. Oggi parliamo di giunzione a fusione, facciamo un bel tutorial, però siccome mi sono un po' stufato di parlare sempre di fibra ottica da solo, oggi parleremo e vedremo come si fa una giunzione a fusione con un ospite speciale. Diamo il benvenuto Ciao a a tutti, Stefano Boris, ciao a tutti, ciao Alessio, benvenuto, ciao ciao. ciao. Grazie mille dell'invito. È un piacere averti qui. Io voglio dimostrare alle persone che ci seguono e che pensano che la fibra ottica sia una cosa complicata, che in realtà fare una giunzione è così semplice che può farla anche un ingegnere. Allora, intanto, sicuramente tutti conoscete Stefano e seguite il suo canale YouTube. Vi invito, se ancora per qualche strano motivo non lo fate, a andare subito sul suo canale a iscrivervi. Tuo canale, ripeti? Stefano Bolis, guarda, più facile di così proprio. E gli argomenti che tratti normalmente sono, al di là della semplice fibra ottica, più sulle telecomunicazioni a 360 gradi. Corretto, quindi anche 5G, evoluzione anche di tecnologie magari innovative, come può essere Starlink, vabbè, il Wi-Fi, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, insomma, tutte queste tecnologie, tutto ciò che ruota intorno alle telecomunicazioni, compresa ovviamente la fibra ottica. Perfetto, oggi quindi sarai il mio studente d'onore, il mio allievo prescelto per imparare a fare una giunzione, cosa che tu non hai mai fatto. Assolutamente, mai fatto, quindi farò delle figuracce incredibili, lo dico già, almeno ci portiamo avanti. Allora, non ti preoccupare, non è assolutamente complicato. Questo che abbiamo in mano è un pigtail, una semipretella. Si tratta di una fibra che da un lato è connettorizzata e dall'altro lato invece andrà giuntata. Nel frattempo ne prendo anch'io un'altra, così poi ti guiderò passo passo nelle varie operazioni. La prima cosa che dobbiamo fare, anche se poi servirà per ultima, è preparare un tubetto termorestringente che ha lo scopo di fare la protezione al giunto una volta che noi avremo finito l'operazione. Puoi iniziare a inserirlo sulla fibra. Proteggerà Ok, quindi protegge il punto in cui dopo andiamo a unire le due fibre, il punto essenzialmente. di fusione, esatto, che essendo rigido tende poi a spezzarsi se viene curvato. Dunque, una volta che abbiamo inserito il tubetto e l'abbiamo portato anche in fondo per non averlo tra i piedi, per non darci fastidio, prendiamo questa particolare pinza che si chiama stripper. Questa pinza ha lo scopo di rimuovere i vari strati protettivi intorno alla fibra. Ora, sulla semipretella che stiamo utilizzando, gli strati protettivi sono due. Uno è un buffer esterno di gomma, che è proprio una protezione così, facoltativa che si può mettere sulla fibra, in questo caso perché è una fibra singola. Poi sotto avremo invece lo strato di acrilato, che è la protezione che abbiamo su tutte le fibre e che serve appunto a non farle spezzare nelle normali operazioni. Ora noi possiamo utilizzare il foro centrale che rimuove lo strato da 0,9 mm. Dunque, per semplificare l'operazione, visto che in questo caso la fibra sotto il buffer tende un po' a scivolare, potrebbe dare qualche errore durante la giunzione, visto che siamo qui a casa e possiamo fare anche le cose un po' fuori norma, andiamo a togliere un po' più di buffer esterno, in questo modo, per avere poi l'operazione un po' più semplice successivamente. Perfetto, ottimo. Ora Stefano, quello che abbiamo in mano è Sì. una fibra con il solo rivestimento di acrilato. Ok. Come puoi vedere, è abbastanza sottile. Direi di sì. Sono 250 micron. Wow. Ora, con il foro più piccolo, il foro più interno, andiamo a rimuovere circa un paio di centimetri di questa protezione. Posso toccarla qui o dove è coperta oppure no? Meglio di no. Sì, puoi toccarla. Eccala. Eh beh, questo è giusto. Questo doveva capitare. Ok, sì. Meno male che abbiamo tagliata più lunga, visto che è Esatto. tornato utile. Allora, ci riproviamo. Perfetto.
Voilà. Una volta che abbiamo asportato lo strato protettivo, sotto finalmente vediamo il vetro, il vero cladding della fibra. Ricordiamo che i vetri che costituiscono la fibra, anche se poi non è del tutto corretto indicarlo in questo modo, sono due strati, è più corretto dire, lo strato esterno che è il cladding, lo strato interno che è il core dove effettivamente viaggia la luce. Noi il core non lo possiamo vedere a occhio nudo, ma vediamo solo il cladding esterno. Il cladding ha lo scopo di mantenere la luce all'interno del core. Ora, dobbiamo pulire la fibra per renderla sterile per fare la fusione. Quindi prendiamo il nostro fazzolettino, lo bagniamo con una goccia di alcol e, tenendolo piegato, andiamo a pulire la fibra. Quando senti questo fischio vuol dire che la fibra è pulita. Ok. Perfetto. Adesso la parte, una delle parti più delicate, dobbiamo preparare la fibra per la giunzione tagliandola. Per fare questo abbiamo una taglierina di precisione con una lama rifilata al diamante che ha lo scopo di tagliare la fibra nella maniera più perpendicolare possibile. Più il taglio sarà perpendicolare, più la giunzione sarà di buona qualità. Ok, perché giustamente poi devono andare a appoggiarsi, cioè esatto, e devono combaciare tra di loro. Ok. Ora, il mio consiglio è di tenere la fibra in questa posizione, tra le dita, tra pollice e indice. Ok, vado fino alla plastichina, posso stare anche un po' più avanti? Forse un po' più avanti. Tieni da circa due dita, un poco più, da dove finisce l'acrilato. Perfetto. Adesso con la taglierina iniziamo a aprirla. Ok. Andiamo ad appoggiare il cladding, il vetro che abbiamo pulito, sui gommini che ci sono all'inizio e alla fine, sui due pad rettangolari neri che stanno a sinistra e a destra della lama. Ok. L'acrilato deve arrivare a battuta del primo pad di gomma nero. Ok. Molto bene, puoi bloccare la fibra con il coperchietto. Perfetto, e ora senza lasciarla, chiudi il coperchio della taglierina e aziona la lama spingendo il carrello. Molto bene, apri il coperchio. Togli la protezione e solleva la fibra. Ottimo, a questo punto non siamo ancora in grado, occhio nudo, di vedere se la fibra ha un buon taglio oppure no. Sarà la macchina che ce lo dirà quando farà l'allineamento. Però intanto fidiamoci e appoggiamo la fibra inizialmente dal lato sinistro. La fibra deve appoggiare sopra questa parte plastica che si chiama holder e viene bloccata da questo clamp che è magnetico, quindi attenzione perché la calamita potrebbe scattare e romperti la fibra. Quindi ok, allora quindi faccio come prima, appoggio, appoggia le dita. Ok, e questa la faccio arrivare fino più o meno appena prima degli elettrodi. La fibra nuda, il cladding, il vetro, devono appoggiare su quella scanalatura blu che si chiama V-groove. Così può andare un po' più indietro. Molto bene. Chiudo sopra. Una volta che la fibra è dritta, puoi chiudere il clamp e bloccarla. Ok. Controlliamo. È un po' corta. È un po' corta, ok. Deve stare un millimetro più avanti. Ok, quindi riapriamo. Questo si riapre tanto. Si apre, forza. Attenzione. Ok. Perfetto. Ok, ottimo. Ok, adesso posso lasciare? Puoi lasciare. Perfetto. Tutta questa fatica non è sufficiente perché adesso dobbiamo preparare la seconda fibra dall'altra parte. Ora, l'avevo già parzialmente pulita, ma siccome sono sadico, la faccio rifare, giusto, così giusto. Impari meglio. Giusto. Quindi, secondo... Allora, adesso qui il buffer l'abbiamo già rimosso. Giusto, perfetto, avevo già quindi sbagliato. Utilizziamo solamente il foro più piccolo da 250 micron
Ok, più o meno 2 cm, Poco più giusto? di 2 centimetri, dai 2 ai 3 centimetri, di più non serve. Molto bene, perfetto. Anche se l'hai pulita velocemente con le dita, dobbiamo comunque sterilizzarla con l'alcol isopropilico. E ho qui. In Grazie. realtà poi è possibile utilizzare anche altri tipi di prodotti rispetto all'alcol isopropilico, diciamo che questo è il prodotto per convenzione più utilizzato, ma esistono anche prodotti che sono a base d'acqua nel caso in cui non sia possibile lavorare con alcol in ambienti magari ad alto rischio di incendio. Ok, suono c'è, quindi ci siamo. Quando la fibra fischia è pronta per essere tagliata. Attenzione perché Sì. sulla taglierina è rimasto un piccolo pezzo di vetro del taglio precedente. Ok, Ora con... impugna la fibra come hai fatto prima, tenendola circa 3 cm da dove finisce l'acrilato. Appoggia Ok. pure la fibra sull'holder della taglierina. Avvenuto, puoi sollevare la fibra. Eccola qua. Adesso siamo costretti a cambiare mano perché devi lavorare sul lato destro. Ah, pu Ti pure quella, sposto l'aggiungatrice così sei più comodo. ok. Ok. Allora, Devi vediamo. sollevare il clamp, Giusto. appoggiare la fibra sull'holder e la punta deve sempre oltrepassare la V-groove, ma non deve superare l'elettrodo. Sposta sempre la dove Secondo me si è chiusa storta, che Vediamo, dici? lascia pure. Una volta che hai posizionato entrambe le fibre sugli holder e sembra che le abbiamo posizionate abbastanza bene, se c'è qualche piccola, qualche piccola irregolarità, magari non è perfettamente dritta, ma è tollerabile, la macchina riuscirà comunque a correggere l'errore perché lei ha dei motori apposta che allineano la fibra. Vedremo ora sullo schermo la qualità del taglio, la pulizia e se appunto il posizionamento è corretto. Quindi puoi chiudere il coperchio e l'avvio sarà automatico. Ok. Ok, però è uscita meglio la seconda, no? Quindi vedi che anche se non mi ricordo quella, no, però l'ho tagliata io, giusto, è vero? Avevo L'hai dietro che l'avessi tagliata tagliata. tu? Sì. La prima fibra è meglio rifarla perché l'angolo del taglio è fuori limite. In questo caso la macchina non si assume la responsabilità di farti una giunzione, perché potrebbe venire difettosa, venire con un buco, una bolla o un disallineamento del core. E quindi magari funziona lo stesso, ma ha un'attenuazione molto alta. Oppure le due fibre attaccate insieme sono troppo delicate e il giunto potrebbe spezzarsi subito. Invece una buona giunzione è anche un po' più resistente. Quindi ora devi sollevare il coperchio, prendere la fibra di sinistra, che è quella difettosa, e ripetere da capo l'operazione. Chiaramente dovremo solamente togliere l'acrilato. A questo punto sarà sufficiente toglierne meno, visto che noi abbiamo già 1 cm di fibra scoperta. Dobbiamo ripetere la pulizia. L'alcol ce l'ho sempre io. Perfetto, Lo grazie. metto via perché sono sicuro che non servirà più. Ho sentito un fischio un po' più deciso, la vedo Questa convinta. volta è pulitissima. Sì, la vedo Ripetiamo convinta. il taglio, ma controlliamo che non ci siano dei rimasugli del taglio precedente. Ok, eccolo qua sopra. Comunque il trucco sta tutto nell'appoggiare le dita, Sì, cioè se non le appoggi hai non scatta stabilità. dritta, sì, è incredibile. Allora, Chiudi sì, la giusto. protezione. Ok.
Ora siamo convintissimi che il taglio sia buono, la riposizioniamo nella giuntatrice. Ah, c'è bisogno di verificare, pensavo fossimo già sicuri che... Allora, vediamo. Ok. Ok, qua posso mollare. Sì. Prima di avvicinare le fibre per l'allineamento e la giunzione, la macchina noterai che farà anche un piccolo flash. Quello è un arco voltaico con una potenza abbastanza ridotta, che però serve nel caso in cui ci siano ancora un po' di piccole impurità per eliminarle. Quindi se rimane ad esempio del pulviscolo o una gocciolina di alcol che può essere rimasta, va a bruciare tutto e la fibra sarà perfettamente pulita. Chiaramente le piccole impurità non fa i miracoli, quindi la fibra deve essere già molto pulita dall'inizio. Ora chiudiamo e procediamo alla giunzione. Speriamo. Adesso se anche non va bene, la diciamo. Ok. Adesso fai per chiudere. In questa fase la macchina non ha ancora eseguito l'allineamento, però ti permette di vedere la qualità del taglio, che in questo caso è perfetta, perché una fibra è 0,6, una fibra 0,4 gradi. Più il taglio è vicino allo zero, più la giunzione, abbiamo detto, sarà buona. Poi la macchina, a seconda della tipologia di giunzione, della tipologia di fibra, avrà una tolleranza. In questo caso la tolleranza è impostata a 3 gradi, che comunque è tanto, ma noi siamo stati ampiamente sotto, quindi siamo abbastanza sicuri che verrà una buona giunzione. Oh, dai, sto migliorando comunque. Questo 0,6 non male. Niente male rispetto ai 6 gradi di prima. Esatto. Ora la macchina si è messa in pausa, chiaramente poi quando si lavora queste pause si possono togliere per andare più veloci, ma noi stiamo imparando. Premendo il nostro tasto set, continua, la macchina passerà alla procedura di allineamento, quindi muoverà impercettibilmente le due fibre per metterle perfettamente una di fronte all'altra. Questa macchina è in grado di allineare proprio il core, la parte centrale della fibra, quindi non solamente l'esterno, ma proprio la parte più importante che deve essere allineata, cioè il cuore centrale. E adesso Stefano, la tua prima giunzione arriverà a conclusione, quasi, perché poi ci sarà la parte finale che è quella più difficile, ma adesso è quella che dà più soddisfazione. Premendo nuovamente set andremo a eseguire l'arco voltaico. Molto molto bene, anche se la giunzione in realtà non è davvero perfetta. Al di là di questo valore di 0,03 dB di attenuazione, che sarebbe anche un valore buono, ma non sappiamo se è un valore reale, perché la giuntatrice fa solamente una stima, ma la vera misura di attenuazione di un giunto, di una giunzione, fusione, si può fare solamente con l'OTDR. In questo caso lei, in base a, così, alla geometria, all'immagine che vede, fa questa stima, ma ricordiamo che è un valore puramente, diciamo, non è un valore affidabile. A volte la giuntatrice dice addirittura che la giunzione attenua 0,00, che sappiamo benissimo che è impossibile. Però se guardi da questa parte c'è una piccola fratturina, una piccola fessura. Ora non siamo in grado di capire l'effettiva profondità di questo taglio, probabilmente non è niente di grave, perché sull'altro asse, sull'asse Y, vedi che in realtà il difetto qui non si vede. Quindi probabilmente riguarda solamente un lato ed è magari in superficie, okay, mentre non va a toccare la parte più interna del core, altrimenti l'avremmo visto su entrambi i lati. Quello che però è importante controllare, e si può fare solo se hai una macchina ad allineamento sul core e non sul cladding, è vedere proprio se i core delle due fibre combaciano. In pratica devono diventare una unica linea continua, e in questo caso direi che ci siamo. Questo significa che ci sarà un ottimo passaggio di luce da una fibra all'altra, avremo una bassa attenuazione. La giunzione sotto questo punto di vista è venuta perfetta. Ottimo, abbiamo un tunnel continuo per la Esattamente. Luce. Ora ti manca lo step finale, che attenzione, perché è anche quello un po' più ostico. Ora dobbiamo
prima eseguire il test di trazione. Una volta che noi solleveremo il coperchio, gli holder della macchina si allontaneranno tirando le fibre per testare la tenuta meccanica del giunto. Lo possiamo fare. Il giunto non si è spezzato, quindi abbiamo la tenuta meccanica. Adesso non dobbiamo romperlo noi, che è la parte più complessa. Ora, preventivamente abbiamo infilato il tubetto termorestringente. Adesso, tenendo la fibra abbastanza tesa in questo modo, cerchiamo di farlo scivolare e portarlo in prossimità della giuntatrice. No, devo tenerlo più in tensione. Molto bene, così va bene. Ora puoi anche tenere la fibra più vicina. A questo punto, con molta attenzione, tenendo sempre la fibra abbastanza tesa, dritta, quindi in questa direzione, verso sinistra, nel tuo caso, possiamo andare a sollevare il primo clamp. Allora, con la mano destra solleviamo il clamp. Vedi bene che adesso, anche se provi a tirare leggermente, la fibra non si spezza. Si spezzerebbe invece se tu la spingessi in avanti, perché farebbe la curva e quindi la giunzione si romperebbe. Ora, tenendo sempre la fibra in questa posizione, solleva anche l'altro clamp. Ok. Non parte verso sinistra, okay. Vero? No. Chiaramente chi è più esperto in questa fase fa già scivolare il tubetto ancora prima di sollevare il clamp. Noi adesso teniamo la fibra abbastanza tesa, sì. Ok, la puoi anche sollevare. Molto bene. Okay. Ora potresti provare a fare scivolare il tubetto sulla giunzione, però noi abbiamo il buffer che un po' lo blocca, quindi ti aiuto. Ok, grazie. Ok, troppo. Allora, per posizionare il tubetto correttamente ci aiutiamo usando gli spigoli della giuntatrice. Quindi ora io ti preparo già il fornelletto aperto. Appoggia pure il tubetto sullo spigolo e fai scivolare la fibra, così andrà a coprire il punto esatto centrale. Molto bene. Perfetto, sempre tenendo la fibra tesa, adesso andiamo ad appoggiare il tubetto sul fornelletto della giuntatrice. Qui ai lati ci sono due levette. Se tu tieni la fibra tesa e dai un colpo secco, ovviamente deve essere deciso ma delicato, lo sportello si chiude, percepisce la presenza della fibra e avvierà il riscaldamento in automatico. Ok. Molto bene, si è accesa la spia del fornelletto, aspettiamo qualche secondo, il tempo che è stato ovviamente impostato in base alla dimensione del tubetto, il nostro beep ci dice che il riscaldamento è completato, possiamo aprire lo sportello. Apro poi anche questo, solo lo sportello? Solo lo sportello. Ok. Okay. E puoi sollevare. Stefano, questo è il tuo primo giunto a fusione. Wow, grazie. Soddisfatto? Lo posso portare a casa? Lo puoi portare a casa, lo puoi mettere in bacheca. Esatto, perfetto. Ah, che bello. Ma questo rimane così adesso? Questo, una volta che si è raffreddato, quindi è diventato un po' più solido, più duro, si potrà posizionare nelle schede di giunzione che proteggono i giunti, quindi all'interno di un cassetto, della borchia di casa, se ci fai caso, non fatelo, ma se smontate la borchia di casa all'interno troverete sicuramente una giunzione come questa, nel PTE che avete in cantina, negli armadi stradali, nei cassetti di centrale, tutte le volte che c'è bisogno di giuntare una fibra con un'altra per prolungare un cavo o terminarlo da qualche parte per poterci collegare. Però Stefano, non è finita qui, dobbiamo fare la prova, dobbiamo vedere se almeno abbiamo la continuità. Giusto. Non faremo una prova di qualità perché non vogliamo essere troppo severi, perché questo è il primo giunto, ma almeno la continuità. Quindi ora possiamo mettere via la giuntatrice e prendiamo il nostro strumento che ci permetterà di
far passare una luce visibile, quindi nel nostro caso sarà una luce rossa. Ricordiamo che normalmente non si lavora mai con segnali visibili, ma sempre nel campo dell'infrarosso, per cui guardare all'interno di una fibra, oltre che inutile, è anche pericoloso. In questo caso invece noi avremo proprio una luce rossa lampeggiante, la mettiamo da questo lato della fibra e vediamo se uscirà dall'altro. Molto, molto bene. E soprattutto non vediamo lampeggi in prossimità del giunto, il che vuol dire che non ci sono fuoriuscite dovute a qualche imperfezione o a qualche piega. Dunque Stefano, se ti dovesse andare male come ingegnere, hai sempre un futuro che ti aspetta nel campo dell'aggiunzione della fibra. Magari adesso posso andare a pescare la fibra da qualche mio vicino che magari ce l'ha, io non ce l'ho ancora, faccio un'aggiunzione, mi porto la fibra in casa. Puoi andare a rubare la connessione al tuo vicino di casa. Stefano, spero che sia stato divertente e istruttivo. Assolutamente, vada, grazie mille di questa opportunità perché mi ha fatto piacere toccare con mano cose che poi racconto sul canale, quindi esatto. È sempre importante andare anche a toccare. Ricordo ancora il canale di Stefano, lo trovate su YouTube come Stefano Bolis, se non l'avete ancora fatto andate a farlo subito. Io Stefano ti ringrazio e alla prossima. Grazie mille a te, alla prossima. Ciao a tutti. Alla prossima.